Abbiamo, in questo momento abbiamo poca tranquillità, non riusciamo a fare questo ultimo passo, la sua salvezza e un po' l'ansia, un po' la voglia anche perché non ci fanno fare le cose che magari fino a un mese fa facevamo con più efficacia, perché poi dopo la partita l'impegno secondo me per i ragazzi c'è stato e fino al secondo gol loro. Rincorrendosi, sempre stato in partita, cercando di recuperando e poi con anche due o tre situazioni importanti per allungare. Il problema in questo momento è che in fase difensiva commettiamo qualche errore e puntualmente non puniti. In prestazioni secondo me che magari non sono completamente da buttare via, però in quel fatto che non riusciamo più a portare a casa sta bene il territorio. Stiamo subendo dei gol che prima non subivamo intanto e poi con delle situazioni che spesso e volentieri sono frutto più di poca lucidità che d'altro, perché anche oggi il primo gol prendi sul corner, però un corner sì, forse contestato, ma lui rimane concentrato, può capitare che ci avere un corner, non devi farti perdere l'ansia, invece l'altro ha preso gol e ammunizione. Secondo gol era una squadra schierata, anche l'arbitro ha preso un gol brutto. Poi il terzo, vabbè, frutto di... Secondo me anche l'arbitro ha una lettura sbagliata perché in ogni caso deve rimanere schierato, però aveva voglia di pareggiare nel momento in cui la partita era quasi finita. Sono situazioni che appunto denotano dell'ansia che prima non avevamo, che ci porta a fare delle letture a volte non corrette. A un certo punto sembrava che andava tutto al contrario, perché c'era i risultati di Cagliari e di Bari che potevano diventare un macigno vero. Però stati bravi, dai, io con tutti i problemi che abbiamo avuto, che abbiamo, che sono saltati fuori anche all'ultimo momento, che ti manca anche Ianto. Che problema che succede? Non tutti insieme a domani. Ha avuto ieri a fine di finitura, come al solito quando succede a noi qualcosa, succede, non è che succede al martedì, succede all'ultimo secondo della rifinitura. È saltato su una palla, atterrando, ha sentito un fastidio all'adduttore, abbiamo provato, però i rischi erano troppi, nonostante siamo corti in alcuni ruoli, anzi faccio i complimenti ancora una volta a sta squadra perché io li metto in difficoltà a volte, li metto fuori ruolo, gli chiedo delle cose diverse da quelle che sono abituati a fare perché era giusto fare così secondo me, sono stati veramente bravi.